Salve, io sono Salvatore, sono venuto qui a Chisinau, in Moldavia, perché avevo bisogno di cure dentali. Nonostante all'inizio fossi un po' scettico, poi sconfortato da dei giudizi e da testimonianze di amici che già avevano avuto questa esperienza, devo dire che venendo qua devo dare pienamente ragione a chi mi ha consigliato questa esperienza, perché dal punto di vista sanitario e per quello che riguarda le cure che noi che abbiamo affrontato io e Carmela qui è assolutamente impeccabile, perché molto professionali, molto attenti, per quanto ci sia, cioè la gente sia molto scettica, però insomma fare migliaia di chilometri devo dire che vale proprio la pena, perché a parte la questione proprio del risparmio, ma la professionalità è altissima e che se ne dica, danno punti a grandi studi che si reputano tali in Italia. Siamo contenti dell'organizzazione. Siamo contentissimi tra l'altro dell'organizzazione che ci ha portati qua. Assistito in tutto e per tutto, sia durante le cure che anche durante, come dire, i momenti di libertà. Questi sono dei ragazzi che praticamente collaborano con le cliniche specialistiche della chirurgia dentale. E sorprende come questi ragazzi abbiano dato la possibilità agli stranieri di poter accedere in maniera molto semplice e seguirli passo per passo in quella che è questa esperienza, che secondo me è assolutamente, chi ha bisogno io lo consiglio vivamente, assolutamente, venire qua e mettersi nelle mani di questi ragazzi. Che... Bella la città, comunque, la gente è molto tranquilla, molto, molto serena. Abbiamo avuto a disposizione tutto quello di cui si può avere bisogno in un paese straniero che non si conosce, e quindi siamo stati da subito messi a nostro agio. Devo dire per la verità, ragazzi simpaticissimi, parlano tutti l'italiano e non solo, per cui nonostante la loro giovane età, professionalmente già preparati per questo tipo di assistenza, insomma, chi vuole affrontare questo tipo di esperienza. Comunque consigliamo a chi ne ha bisogno di venire, perché ne vale davvero la pena. Vivamente.